Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Rieccoci insieme, cari amici. Dunque, riprendiamo col secondo episodio di Ghost of Tsushima, da dove avevamo lasciato. Ecco qua, abbiamo riottenuto la nostra katana nel finale, come vi ricordate. Hai trovato la spada. Mi serve un cavallo. Nelle stalle qui vicino, di qua. Ok, vedete che anche Yuna si è armata e ha l'arco adesso. Quindi è la nostra unica alleata in questo luogo di follia, l'isola di Tsushima. Mongoli. Sono in tutta l'isola. Le stalle? Dietro quella fattoria in fiamme. Seguimi. Stiamo dietro sempre a Yuna. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Non infrangerò il codice. Avanti, invasore! Ah. Allora, io credo... Allora, tocca mirando al nemico che campeggia, perché facciamo il combo con catenate. È vicino. Non possiamo salvare tutti. Non scappo più. Voglio essere d'aiuto. Accidenti. Allora. Aiuta chi è in pericolo. Io credo che questo codice... Ok, possiamo andare ancora in furtivo, come vedete, però non diciamo che non è più obbligatorio non farci scoprire fino a questo punto. Altre guardie. Non ci sfuggirà nessuno. Ma ci speri? Ah, non siamo riusciti a salvarlo, ragazzi. Perché abbiamo provato a fare un'uccisione furtiva, ma... Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Sai dove nasconderti? Dicono che il tempio dorato sia sicuro. Va lì, evita la strada e difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ecco perché mi hai salvato. Taka è tutta la mia famiglia. E Lord Shimura la mia. Ti prego, rivoglio solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. Beh, ma glielo dobbiamo comunque di aiutare Yuna. Io avrei prima salvato il fratello. Ok, allora. Niente colpi diretti alla lancia, come ci ha insegnato il tutorial. Schiviamo e colpiamo. Andiamo ai cavalli. Allora, lascerei quello bianco di cavallo a lei. I pochi non schierati in battaglia. Un bene per loro e per noi. Che cavallo vuoi? Ma a me piacerebbe quello bianco, però siccome dovremmo diventare Ghost of Tsushima, cioè l'ombra di Tsushima, lascerei il bianco a lei, o questo qui di un colore un po' più marroncino, e mi prenderei quello nero per sposare proprio l'ideologia di diventare l'ombra di Tsushima. Ti accompagnerà durante tutto il viaggio, ragazzi. Mi serve un nome. Allora, io direi Kage, ombra. Gli altri due sono molto belli, Sora e Cielo, soprattutto Fiducia, Nobu. Però direi Kage. Kage. Anche se però, siccome ben sapete questo gameplay l'ho portato durante Nier, appunto. Durante dei Wandinier per la mia adorata Lady Mooney, che appunto voleva vedere com'era
il gameplay di Ghost, io direi Nobu, sceglierò Nobu in onore a lei e al suo bellissimo gatto che si chiama appunto Nobu, ragazzi, quindi io sapete che sono un grande amante di gatti, quindi andremo su Nobu per questa scelta, cambierò l'idea di Kage, ombre, andrò su Nobu, Sora non l'ho neppure guardato, quindi decidiamo su Nobu. Nobu, un compagno fedele. Allora, sarà il nome che ti accompagnerà per tutto il viaggio, confermiamo. Allora, facciamo il primo trofeo, Tempesta Incombente, e ci muoviamo a cavallo per l'isola di Tsushima in direzione del famoso castello di Kaneda, dove Lord Shimura in teoria è tenuto prigioniero. Tuo zio è prigioniero lì dentro. Ma io armato così, con poche... Vabbè che abbiamo Yuna con noi. Creiamo un diversivo e infiltriamoci. No, passeremo dall'entrata. Il Khotun Khan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. Gliela farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. È ciò che crederanno i mongoli, ma stavolta colpirò per primo. Non è... Li finisco, aspetta qui. Non è troppo furbo il nostro Jin, eh? E allora io credo che prima o poi questo codice del... come si chiama? Del samurai, dovremmo sovrascriverlo per riuscire, nel senso che dovremmo cominciare a colpire nell'ombra e uccidere furtivamente. Quindi ci sarà un discorso di onore, forse, che verrà a mancare, e andremo verso la via del Ronin, ovvero il samurai rinnegato dell'epoca Edo. Da quello che so, poi correggetemi nei commenti se sto sbaglio, strafaccionando qualcosa. Ma allora, quando ti trovi in territorio nemico, puoi sfendere i nemici a un confronto. Quando il nemico si avvicina, non appena attacca, rilascia per abbattere mortalmente con un solo colpo. Sono qui per Lord Shimura. Allora, aspettiamo il momento giusto, ragazzi. Ok. Allora, è questione di tempismo, eh. Qui possiamo attaccare normalmente, credo. Quattro, ne abbiamo uccisi fino ad ora. Ce l'hai fatta. Sembri sorpresa. Cos'è questo rumore? Non lo so. L'hanno usato anche sulla spiaggia. Lancia. Via. Questo colpo alle spalle non era molto onorevole da samurai. Però attaccati da molteplici bersagli. Allora. Ci speri? Lei usa arco e frecce e spero sia un'arma che ci venga data anche a noi andando avanti, perché non mi dispiace giocare, la katana è da sempre una delle mie armi preferite, e così come gli spadoni nei JRPG medievali fantasy, la katana, quando posso usarla, è un'arma che mi piace sempre molto. Siamo bloccati. Devo farlo. Stai indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito. Preparo i cavalli. Bene. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Ok.
Allora, nel momento in cui spezziamo la guardia degli scudi, ricordatemoci di fare colpi veloci. Ho piazzato un colpo veloce troppo in ritardo dopo un secondo colpo pesante. Ora, pesante, pesante, veloce. Ecco. Teniamo sempre una guardia alta. Con un parry. Ecco. Ho fatto un tentativo, ma non è andato esattamente come volevo. Qua sono venuto a questo tempio e ho detto magari c'è un forziere, qualcosa, un collezionabile da raccogliere. È tutto in Blind Run, ragazzi, e non ho mai guardato niente di Ghost of Tsushima, quindi non so effettivamente. Cosa succede? Schivare le frecce. Chiamano i loro alleati avvertendoli di abbassarsi. Veloce, un colpo. Ok. I mischi ovviamente sono molto svantaggiati, gli acceri. Saliamo le scale per vedere cosa c'è sulla torre. Ragazzi, speravo in un forziere o qualcosa. Niente, scendiamo. Attraversa il ponte per salvare tuo zio. Confronto. Sfidatemi. Yara Yuji qua, te die. Tra i nostri personaggi non so. Questo non l'abbiamo vinto di confronto, ma non siamo morti. Abbiamo la cura veloce e ci curiamo con le razioni molto probabilmente. Ok, le finisher mi piacciono tantissimo. Kotunkan! Sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Sono qui per vendicare il suo onore. Jin! Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Sakai. Gli mostrerò suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Questo è il tuo momento, Lord Sakai. Boss fight. Tuo zio ti osserva. Usa una lancia. Però non è possibile sfondargli la difesa. Ti taglierò la gola. Grazie a pioggia, punto. Disastro di vita, ragazzi. Non abbiamo più cura. Dovevamo perdere la missa. Basta. Arrenditi. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace del paese. Salvati.
di nuovo. Padre. Jim. Aiutami. Allora, siamo ai comandi di un Jean giovane. Eccomi, Yuriko. Questa è l'armatura del padre. Lui ha, tra virgolette, lasciato morire il padre. Il padre ha dato le spalle al nemico. Quindi, boh, non so se lo possiamo vedere come un disonore. Avete visto prima della battaglia con Cotton Khan che lui ha pulito la spada dal sangue dei suoi sottoposti? Ora siete il signore del clan Sakai. Come se volesse onorare il suo avversario. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre negli uccelli sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui. Alla pira di vostro padre. Grazie, Yuriko. Allora, lei è la nostra domestica, credo, Yuriko. Perché non la chiama né nonna né madre. E lui indossa praticamente un kimono con una ori sopra di colore nero per usanza funebre, e abbiamo anche dei waragi neri, come vedete, come calzature, e degli akama. In teoria deve essere un ventaglio quello che portiamo alla cintura. La ori è la giacchetta, il kimono è sotto e gli akama sono i pantaloni, i waragi e calzature. Praticamente questi sono i termini degli abiti stereotipici giapponesi. Questo è nostro zio Shimura, no, non lo so. Che tutti i samurai che hanno reso onore alla morte di nostro padre, che in teoria è morto nel disonore, non lo so. Una parte è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Ha chiesto aiuto al figlio e poi è morto, ma in teoria avrebbe dovuto accogliere la morte in battaglia da vero samurai. Ecco, forse lui è Shimura. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre. Che belli questi passaggi tra presente e ricordi passati.
come posso salvarlo. Allora ragazzi, sottolineiamo l'importanza che ha la katana di nostro padre, la wakizashi che porta sotto la katana, quindi la spada corta, ragazzi. Notate anche impugnatura più breve, era la seconda spada degli samurai che non veniva usata se la prima spada si fosse rotta, ma veniva usata per fare seppuku, per tagliarsi il fegato, suicidarsi praticamente, o per il disonore, o perché si sceglieva forse di porre fine alla propria vita dopo una sconfitta come quella che abbiamo subito noi. Però c'è una componente di misticismo. Il vento, ragazzi, vedete, come Yuriko, la nostra domestica, ci disse, tuo padre è sempre nel vento. Quindi lo spirito di nostro padre ci sta guidando dopo che Jin ha chiesto aiuto al vento. Quindi un personaggio dilaniato da, probabilmente, come si chiama? Da... Ecco qui, abbiamo ritrovato il vento. Dilaniato da dilemmi interni. Per quanto l'onore era molto importante, lui ha fatto tutto in modo onorevole, fino ad ora. Ma io sono sempre convinto che questo onore andrà poi a sovrascriversi. Nel senso, cominceremo ad abbracciare tecniche furtive. Ci sono... Forza! Il nostro cavallo. Yuna! Yuna! Jin! Cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa, così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli, gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Ragazzi, dovremmo cominciare a usare le abilità furtive, come vedete. Era un contrappasso obbligatorio. Bello però come hanno gestito la banda di guerra dei guerrieri mongoli con tutti i drappi blu. Avete visto chi comandava probabilmente. I cani hanno spaventato i cavalli. Sono destrieri dei samurai, sanno tornare dai padroni. Ah, ma che bello con l'armatura anche il nostro cavallo. Bella mossa. Ah no, quella di Yuna. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Per scalare le mura del castello?
tu lo sogni, Taka lo realizza. Dove lo tengono? L'hanno preso vicino a Keiji. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Yuna, salveremo tuo fratello. E tuo zio. Ok ragazzi, le nostre strade si dividono, ma Yuna probabilmente la rivedremo molto presto. Comincia ora! Partono adesso i titoli di testa! Soccorre Lord Shimura, atto 1. Quindi siamo in totale open world, credo ora. Allora, premi options per visualizzare Isola di Tsushima. Tsushima. Allora, esplora Tsushima per scoprire nuovi luoghi. Questo è un racconto. Il viaggio di Jin. Allora, main quest, ragazzi. Yuna è alla ricerca di suo fratello, un fabbro di nome Taka, che è prigioniero dei mongoli. Sto seguendo una traccia vicino al villaggio di Keiji. Devo completi racconti per far crescere leggenda, acquisire nuove risorse e abilità. Assassinio, ragazzi, come ricompensa. Non so se avremo incremento leggenda massimo, che forse è quel DLC gratuito del gioco online del PvP che a me non interessa assolutamente, ma avremo l'assassinio, l'ascolto attento. Quindi, mostra nel diario. No. Ok, samurai spezzato. Apprenderai nuove e potenti tecniche. Allora, quindi qui adesso, o se no qua cosa abbiamo? Il racconto di Sensei Ishikawa, uno di 9. E qua cosa abbiamo? No, quindi questo è il primo capitolo di 9. Non era al nostro fianco quando affrontammo i mongoli sulla spiaggia di Komoda. Se è ancora, ci danno l'arco corto e arceria. Allora ragazzi, io opterei per l'assassinio. Qua abbiamo un luogo non ancora scoperto, lo potremmo scoprire magari con un episodio punto 5 tra un'idea, un passaggio e l'altro. Più vicino di tutti c'è il codice di un guerriero. Trackpad, il touchpad ci indica la strada, vedete? Lo usiamo, sfiorati il trackpad e ci indica la strada con una specie di GPS, lo spirito di nostro padre che ci viene in aiuto. Allora ragazzi, io direi veramente che per questo episodio di Ghost of Tsushima, che mi ha dato emozioni pazzesche, è tutto. Quindi vi saluto qua, vi rimando al prossimo episodio che ci vedrà salvare Taka, il fratello di Yuna. Quindi un saluto a tutti voi che avete visto il video, lasciate like se vi è piaciuto. A me questo episodio è piaciuto tantissimo, credetemi, gli eventi che ci sono stati. Iscrivetevi al canale per sapere sempre quando metterò online un nuovo video di Ghost of Tsushima, ma anche di Nier, che sto portando in questi giorni che è appena uscito. E noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ciao a tutti e ovviamente grazie d'aver visto Ghost of Tsushima.